la mia rivoluzione. Esattamente quello che è successo dalla parte opposta dell'Italia, tra le montagne del Trentino, in Valle Sella, dove un gruppo di amici ha pensato che la bellezza della natura potesse sposarsi con l'arte contemporanea ed ha creato Arte Sella. La mia rivoluzione. Questo è iniziato perché ovviamente eravamo delle persone appassionate all'arte e nello stesso tempo persone che amano il posto in cui vivono. Però, montanari. Montanari, però non gli bastava. E in qualche maniera volevano ridefinire il luogo in cui vivevano. Senza andarsene. Senza andarsene, assolutamente senza andarsene. Tutto inizia nel 1986, quando Emanuele Montibeller, oggi direttore artistico di Arte Sella, inizia a chiamare artisti chiedendo loro di creare opere originali, ma in armonia con la natura. Ed oggi quasi 100.000 visitatori vengono fin qui per lasciarsi suggestionare da una coppiata inusuale ma perfettamente riuscita. Cos'è questo museo? Una galleria d'arte? Uno spazio, un'esposizione? O è qualcos'altro? È qualcos'altro. Quando ci chiedono come definireste Arte Sella, per me è sempre difficile dare una definizione univoca, perché è tutto quello che hai detto ed è forse ancora di più. Quello che senti sulla pelle e anche sotto la pelle è una contaminazione potente, eppure piena di rispetto. È come se ci fosse l'equilibrio assoluto tra l'opera dell'uomo e quella della natura. Oggi è una delle realtà di cui l'intero Trentino va orgoglioso, ma agli inizi ogni cambiamento viene accolto con diffidenza. Quelli della mia generazione ancora sono così un po' perplessi, un po' non dubbiosi, perché non si possono avere dubbi vista e cos'è, la notorietà. Qual è la critica? Che... cos'è il dubbio? Qual è la perplessità su Arte Sella? Bah, gli anziani non capiscono le opere d'arte, non le capiscono proprio. Forse adesso le cose sono un po' cambiate, sì, rispetto all'inizio, rispetto ai primi anni. Io stessa ho frequentato poco Arte Sella all'inizio, perché veramente mi sembrava una baggianata. Devo essere sincera, è bruttissimo dirlo, perché poi ho scoperto delle cose assolutamente mirabili. È stato quasi uno squarcio in una comunità, uno squarcio all'inizio magari difficile da accettare, però uno squarcio positivo, perché dà la possibilità ad esempio a dei ragazzi di pensare alla possibilità di vivere in questo luogo. L'esistenza di Arte Sella e dei suoi visitatori ha permesso a molti ragazzi di non doversene andare per seguire le proprie passioni e di sperimentare nuove professioni, come quella dell'albericoltore, che è un mestiere diverso dal giardiniere o dal boscaiolo, perché studia e conosce l'architettura genetica degli alberi e la applica all'estetica di questo luogo. In questa parte del Trentino, dove il turismo era stato sostituito dall'industria pesante, oggi si sta creando una nuova filiera economica sostenibile. Noi diamo il lavoro più o meno al nostro interno a una quarantina di persone, però c'è tutto l'indotto. Sia a Borgo oggi sono nati di bed and breakfast, dei posti di accoglienza, delle affittacamere, eccetera, eccetera. Questo non dico che tutto merito nostro, ma sicuramente abbiamo stimolato e abbiamo creato la domanda per questo tipo di offerta. Io ho potuto aprire questa struttura perché si sentiva l'esigenza di creare ospitalità. Perché non ce n'era? Perché c'era soltanto un bed and breakfast. E non c'era nient'altro. La Val Sugana è una valle meno fortunata di altre valli del Trentino. Non ha questa vocazione turistica se non per i laghi di Levico e Caldonazzo, ma Borgo e la Bassa Val Sugana no. E la strada per il turismo è stata riaperta dall'arte contemporanea,
che ad Artesella non si scontra con la natura dei luoghi, ma diventa un tutt'uno con la valle e i boschi. Opere che cambiano assieme al contesto e al passare delle stagioni. E se volete elevare lo spirito, ecco il luogo ideale, una cattedrale di alberi. La cattedrale vegetale di Giuliano Mauri, una cattedrale a tre navate, uno dei simboli di questo magico luogo. È la prima grande opera che nel 2001 segna l'ingresso di Artesella nel circuito dell'arte contemporanea internazionale. Tra donne immateriali, prospettive tra le pietre e nodi impossibili, ad impreziosire una collezione sempre più ricca ed attraente, è arrivata l'ultima opera di Edoardo Tresoldi, che ha realizzato Simbiosi, una rovina immaginaria che appare nella natura come un corpo sospeso. Qual è stato il momento in cui il territorio ha capito, cioè ha cambiato atteggiamento verso Artesella e è diventato consapevole del valore che ha? Allora, se arriva una persona e ti chiede dov'è Artesella, vabbè, ne arrivano due, vabbè, ne arrivano dieci, vabbè, ma quando ne arrivano 100.000 si capisce che c'è qualcosa che sta cambiando. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi, i balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione. Dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Beh, ho capito, ma allora? E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni necessarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza. È importante la bellezza, da quella scendeggia tutto il resto.